In collegamento telefonico con il sindaco del comune di Castellabate, Costabile Spinelli, per rispondere alle accuse sollevate da parte della minoranza per quanto riguarda la Castellabate Servizi SRL. Allora, sindaco, che cosa ha da dire al riguardo? La Castellabate Servizi è una società in house del comune di Castellabate che sta gestendo tanti servizi per conto del comune, dalla mensa scolastica, che è un fiore all'occhiello del comune di Castellabate, al servizio dei parcheggi e quest'anno al verde, allo spazzamento e alla pulizia delle spiagge. E, chiaramente oggi questo è un servizio che tende a crescere e crescerà, perché abbiamo appena affidato anche il servizio di pulizia dei locali della Casa Comunale. E come al solito, ogni volta che c'è qualcosa di positivo che si costruisce, c'è la macchina del fango pronta. Quando non si hanno altri argomenti, c'è questa macchina del fango che si aziona e tende ad infangare tutto quello che si costruisce con tanto difficoltà e con tanto sacrificio. Si fa riferimento all'ordine delle graduatorie e all'assunzione del personale. Il personale è stato assunto sempre facendo riferimento all'ordine decrescente delle graduatorie e tenendo conto di eventuali denunce effettuate dagli aventi diritto, perché si omette di dire che gli aventi diritto, perché gli impiegati in altri lavori, soprattutto nel periodo estivo, molti hanno rinunciato e quindi c'è stata questo scorrimento della graduatoria, ma sempre motivato dalle rinunce da parte degli aventi diritto. Poi noi abbiamo fatto in questo servizio 3 graduatorie per i diversi servizi. È evidente però che non sono servizi che funzionano a compartimento stagno, cioè nel senso chi fa spazzamento non può fare la raccolta sulla spiaggia. È evidente che per migliorare e ottimizzare, alcune volte nei dettagli di tempo gli operai vengono impiegati anche in altri servizi. Certo. Poi si contesta il fatto che c'è stato ottobre. Ottobre abbiamo avuto un mese bellissimo, per fortuna, con ancora turismo nel paese, e quindi abbiamo prorogato questo servizio, ed ecco perché la presenza di ulteriori 2 unità che facevano il servizio spiaggia, ma è stata una cosa voluta e condivisa perché c'era questa necessità. Ed è evidente che se queste persone che hanno contratti 18 ore, non facendo tutte le 18 ore sulle spiagge, perché è un servizio che prevalentemente è stato fatto nei fine settimana, nel resto delle ore che erano da contratto le abbiamo utilizzate per fare altri servizi riferiti allo spazzamento, alla pulizia e comunque al decoro urbano, al quale noi teniamo molto qui a Castellabate. Quindi cose che non sono reali, sono in contrasto, c'è stato, perché la Castellabate Servizi mi ha relazionato, perché ho chiesto puntuale relazione su queste cose. C'è stato un solo errore fatto per una unità che era presente su tutte e 3 le graduatorie, che in un momento di sostituzione, perché è venuto meno un dipendente perché è malato, allora hanno dovuto attingere queste graduatorie, e questo nome presente in tutte e 3 le graduatorie è stato chiamato in servizio, ed è stato un errore che la stessa società ha ammesso, ma un errore dovuto a questa presenza contemporanea nelle tre graduatorie, ma è stata una sostituzione di 15 giorni temporanea che non ha recato sicuramente problemi a nessuno. Io sono invece molto contento dell'operato di questa società, di quello che stiamo facendo, di quello che stiamo realizzando, perché è economia che noi facciamo restare in paese, occupazione, lavoro, stabilità di molte forme di precariato e servizi in house che il Comune di Castellabate riesce a gestire, che erano tutti servizi che erano affidati all'esterno. Quindi inviterei anche a essere un poco più prudenti quando si fanno alcune dichiarazioni.